Angelo mio custode, del ciel fammi la via, reggi l'anima mia con i tuoi consigli, guardami dai perigli, dal mondo e dagli errori, e a te, mio santo amico, devoto e riverente, a te do l'anima mia per la gloria del cielo, e così sia. Sono nello studio di Mario Luzzi. Credo che si rischierebbe la retorica a dire uno dei più grandi poeti del nostro secolo, quindi evito una scheda che sicuramente molti di voi conoscerete. Mario Luzzi, che abita a Firenze, e siamo nel suo studio, in una stanza questa mattina, dopo giorni di pioggia, felicemente illuminata da un sole che veramente ci presenta Firenze come dovrebbe sempre essere. Intendo con Mario Luzzi fare una conversazione sulla sua poesia, sul suo modo di sentire la storia, gli eventi e la religione. E ho tra le mani uno dei libri più recenti usciti su Mario Luzzi o con Mario Luzzi, che è La Porta del Cielo, conversazioni sul cristianesimo a cura di Stefano Verdino, che riporta molte cose anche particolari, qualche particolare anche un po' inedito della vita di Mario Luzzi. E con Mario Luzzi ci siamo conosciuti a Pienza, nella Val d'Orcia, avevamo un comune meraviglioso amico, purtroppo che è morto da 2 anni, Don Flori, personaggio straordinario, un po' atipico, se per atipico si deve intendere un sacerdote vero che amava la cultura, la filosofia e i poeti sino in fondo. E quindi la nostra conoscenza, non oso chiamarla amicizia, come quella di Don Flori con lui, è nata però in questa zona meravigliosa e in un panorama dal quale si vedeva la splendida Val d'Orcia. Volevo cominciare la nostra conversazione, il nostro colloquio, Luzzi, con una osservazione che ho trovato in questa voce che ha curato questo critico Turolla, dove nota: nel 1926 si sposta con la famiglia nel Senese, dove riceve da quel paesaggio e da quell'arte impressioni profonde e decisive per la sua formazione. Mentre prima della registrazione ufficiale leggevo a Luzzi questa affermazione, ho visto l'interesse di Luzzi per questo. Potrebbe commentarlo questo passaggio, se intanto corrisponde al vero? Questo passaggio è da quell'arte impressioni profonde e decisive per la sua formazione. Sì, hai detto molto bene questo passaggio, questa incidenza, insomma, della realtà senese sulla mia personalità psichica, insomma. È fantastica, immaginativa, eccetera. È detto molto bene, mi pare, da quelle righe che lei ha letto. Insomma, però, ecco, se vogliamo tornarci un po' sopra, ecco, sì, io mi sono aperto un po' alla vita, perché ero adolescente, è vero, e quindi anche a tutti i prodigi della vita, diremmo così, proprio in quell'età. E allora ho imparato, in un certo senso, a apprezzare certe qualità umane, è vero, che mi si andavano manifestando, insomma, e da cui ricevevo una grande impressione. Fra queste, ecco, direi che l'attività, ecco, della parola, quindi la scrittura, e quindi i pregi che possono venire da una bella scrittura, i pregi
non solo estetici, ma anche etici, direi, e morali, insomma, ecco, mi cominciarono a colpire. E così anche la città di Siena, che diventò un po' la centrale della mia attività allora di studente e anche di ragazzo, insomma, vero, alla scoperta del mondo, la città di Siena, già come immagine, già come complesso, come compagine coerente, così forte, anche incisiva nei suoi lineamenti, eccetera, ecco, cominciarono a modellarmi, direi così, la sensibilità, insomma. Sì, è chiaro che non tutto il mondo era Siena, però il fatto che mi si aprisse, direi così, con quel stigma, è vero, artistico, ma anche umano, insomma, ecco, anche esistenziale e storico anche, che aveva, insomma, ha avuto certamente un riflesso su tutta il mio modo di impostare le cose, inquadrarle, prospettarmene, insomma. Ecco. Quindi, fra questi poi, appunto, la pittura, fra questi fenomeni, diremmo così, racchiusi in questo microcosmo, se vuole, no? Che però rifletteva certamente per me il grande mondo, ecco, e c'era la pittura. E la pittura senese, lei sa che è un prodigio nel prodigio, diremmo, no? Perché sono 50-60 anni di capolavori, possiamo dire, no? Di un'attenzione altissima e di uno stile inarrivabile, insomma, ecco. Da Duccio a Lorenzetti, e quindi poi Simone Martini, che arricchisce un po' questa teoria della pittura, di un cromatismo, di una vivacità nuova, no? Ecco, questo sono state cose che hanno avuto molta importanza. E poi si aggiungono i primi amori, le prime letture di poesia, anche nei quaderni, nei libri di scuola, ecco, che, insomma, le prime letture, Luzzi, soprattutto? Ma io, le prime letture erano le letture scolastiche, allora si leggeva molto Manzoni, no, anche come poeta, gli Inni Sacri, naturalmente Carducci, un po' Leopardi, perché si riteneva fosse troppo difficile, troppo alto, invece è una sciocchezza. Ecco, io non avrei saputo, forse a 12 anni o 13 o 14, dico, dare una definizione critica di questa novità, di questa differenza, ecco, diciamo, ma però, ecco, sentivo che si era introdotto, ecco, nel fare poetico un elemento imponderabile, no? Che prima non c'era, insomma, ecco. Quindi era quello che poi in età molto più adulta, ecco, ho riconosciuto come un effetto del simbolismo, no? Del simbolismo della poesia, cioè una poesia che tende più che a dire, a suggerire, più che a dichiarare, a stregare, se vuole, ecco, a sedurre con altre cose, ma a entrare vivamente, ecco, nella sensibilità anche oscura, ecco, delle persone, dei lettori, anche dei giovani lettori. Trova che sia molto diverso a parlare di imponderabile oppure di non conoscibile, di mistero? Beh, certo, nell'imponderabile ci rientra un po' tutto quello che sfugge a
diremmo così, a una presunta, a un presunto dominio della ragione, insomma, che poi non c'è mai, ma in ogni caso, ecco, è un presunto o un presuntivo controllo, ecco, dello stile attraverso la consapevolezza, direi, teorica, e anche pratica, d'esercizio, ecco, dello stile, ecco, non è imponderabile, mentre poi l'imponderabile, insomma, trasforma queste cose, no? Ecco, effettivamente. E in fondo, ecco, la suggestione che si riceveva leggendo una poesia bella di Carducci, io ho amato anche alcune cose di Carducci, Maremmano soprattutto, ecco. Però era molto diversa dalla suggestione, ecco, paesistica, se vuole, analoga quindi, come tema di Pascoli, no? In cui appunto gli elementi che agivano su di me non erano tanto quelli chiari, visibili, concettuali di Carducci, erano altri, insomma, erano qualcosa che in fondo non avrei potuto stringere, ecco, in una parafrasi, per esempio, no? In prosa, sfuggivano, e quello è D'Annunzio stesso, insomma, no? Quindi è veramente questa stagione nuova, ecco, in cui il linguaggio si è trasformato, e quindi è nata una poesia moderna, diremmo E così. il giovane adolescente Mario Luzi allora riconosceva di avere un temperamento più ottimista o pessimista? Beh, in fondo io ho avuto sempre più che pessimista, molto malinconico, vorrei dire, ecco, molto malinconico. Quindi non condivideva l'ottimismo di quegli anni, diciamo Ah, beh, che era certo. l'ottimismo Ah, beh, quello forzoso. euforico. Anzi, direi che un po' come la parabola di Morandi e della sua pittura e della sua incisione, quella retorica e falsa o euforia maestosa, la portava ad interiorizzare maggiormente? Beh, penso di sì, penso di sì. Infatti, i poeti che mi sono poi sempre stati cari da allora, sono quelli in cui il margine, insomma, ecco, il margine di padronanza, no? Diciamo, è minore, è più grande, anzi, il margine è più grande, cioè, Margine di padronanza, che sì, splendido. Mi spieghi meglio, cioè, Luzzi. voglio dire, quelle principi come te, come, no, scusi, dissimulata come Come contenuto, contenuto, sì. ma insomma. Ma no, io non arriverei a questo, però ha agito questo anche, cioè è il clima favorevole alla introversione, alla interiorizzazione di ogni sapere, insomma, no? Perché non venga in un certo senso manipolato, ecco, da poteri Mi esterni. scusi, Luzzi, se non si pensa all'ermetismo solo come una poetica ben conosciuta, nella quale alcuni riconoscono anche perlomeno il primo Luzzi, anche i riferimenti al simbolismo, eccetera, certe forme anche della poesia crepuscolare, ma considerandoli di più come una costante dello spirito poetico, è possibile che quell'imponderabile di cui lei parlava prima, potesse comunque facilitare
proprio in quel periodo un pudore della parola? Certo. Indipendentemente dall'ermetismo o meno, ecco, proprio sì, pudore, sì. Perché quello che connota, secondo me, anche dentro la perfezione del verso, la sua poesia, è il pudore della parola e nello stesso tempo il timore, non che la parola diventi suono o diventi ritmo, ma diventi superflua. Non so se... L'economia, ecco, della parola, no? Che io dico, in un altro caso dico ci ha insegnato Gesù, insomma. Sì, sì. Sì, allora si faceva valere, insomma, coscientemente o incoscientemente negli autori, no? Negli autori che sono stati poi detti ermetici, voglio dire. Si faceva valere questo, e quindi è un pudore, è una specie di peso eccessivo anche che noi davamo forse, ecco, a questa economia, a questa riservatezza, insomma. Anche in risposta naturalmente alla sperpero, invece, alla, no? Alla dilapidazione di parole, no? degli epigoni d'Annunziani, Pascoli, insomma, del classicismo accademico, eccetera. Ecco, era una riappropriazione, ecco, della parola, quindi un peso forse eccessivo, come dicevo, ecco, riattribuito alla parola, no? Tanto da in fondo rendere difficile la comunicazione, rendere difficile, questo è stato vero in quegli anni, ecco, riqualificare il linguaggio voleva dire intensificarlo, ma voleva dire abbreviarlo, anche, voleva dire risparmiare appunto su questa dilapidazione. Montale l'ho conosciuto un po' dopo, come poeta anche, e devo dire che mi interessava molto, naturalmente sentivo le qualità, no? Come sentivo poi Ungaretti quando leggevo direttamente Ungaretti. Però ecco, lo sentivo come un mondo molto lontano da me. Ecco, cioè un mondo chiuso, lo sentivo un mondo che aveva già in un certo senso legiferato, non solo, ma concluso, ecco, sentenziato con editti terminali, direi, no? Naufragio, male di vivere, insomma, ecco, aveva già in un certo senso dequalificato l'avventura umana, insomma, no? E l'aveva in un certo senso fermata proprio sul suo fallimento. Ora, per me, ecco, era come dire, naturalmente impossibile accettare questo, insomma, perché io sentivo proprio il bisogno invece di aprire, di correre l'avventura, non certamente in senso euforico, ma in senso così di respiro, insomma, ecco. E infatti il mio primo libretto è La Barca, insomma, ecco, e La sì, Barca non sì. È un molti hanno fatto come esercizio, direi proprio filologico e letterario, un rapporto tra la sua barca e Montale e immagini simili di Montale, cercando di dimostrare che mi sembra che è sempre pericoloso anche dal punto di vista dell'interpretazione questo, che la sua barca aveva un altro respiro, un'altra speranza, mentre quella montagnana, anche se alcuni ritengono che quello fosse il periodo più ricco di speranza di Montale. Però mi sembra che, con anche per sua stessa missione, il suo mondo fosse da una parte anche più vicino a una certa cultura anche toscana di poeti e soprattutto alla Francia, anche se non direttamente dalla poesia, ma ad esempio il mondo che le poteva venire dalla visione della Grazia in Mauriac.
Sì, questo è stato. Ma la Francia mi si è presentata prima con le vesti di Rimbaud, insomma. E poi, ecco, Mauriac mi ha aperto il gran film. Che cosa particolarmente di Rimbaud? Rimbaud le poesie, non prima ancora della Saison d'Enfer, che poi le, ecco, e le illuminazioni, le poesie, perché queste poesie di Adai Collier, no? Erano proprio quelle che mi facevano apparire questo ragazzo che assorbiva il mondo, no? E assorbiva le cose, esprimendole le faceva rimanere cose. Possiamo parlare di un genio naturale? In Rimbaud? Sì, certo. In età giovanissima, qualcosa di straordinario, certo. Certo, quello che mi seduceva era questo, che lui descriveva un mondo, il suo mondo, insomma, di provincia, è vero, è un po' quasi di deiezione in un certo senso, in questa famiglia un po' tiranneggiata da questa madre, insomma, eccetera. Però ecco, lui dice che queste cose attraverso il sapore rimanevano cose. È una cosa è straordinario questo. Il cristiano Mario Luzzi, che legge Rimbaud e legge anche gli altri autori, e avverte che c'è questa maledizione di Dio, questa sorta di ateismo, teismo paradossalmente in dialettica, quasi questa, Buñuel direbbe, ateo per grazia di Dio, e quindi crede che sia qualcosa che ha accompagnato la cultura francese come un bisogno di Dio? Ma io penso di sì. Nonostante? Penso di sì. Oddio, ci sono situazioni differenziate, naturalmente, molto differenziate. Anche all'interno del simbolismo di cui stiamo parlando, ecco, in Mallarmé c'è inizialmente una specie di orgoglio intellettuale, no? Derivato dall'egelismo più che altro, insomma, dall'idealismo, ecco, in cui ecco, allo spirito ecco, è attribuita una potenza tale da creare il mondo, insomma, no? Quindi è al poeta che è uomo di spirito di diventare Dio, no? Quindi c'è questa specie di, dico, naturalmente è un bisogno di anche quello, naturalmente, no? Bisogno, come dire, deviato, ma è un bisogno. Mentre in Rimbaud c'è una richiesta talmente forte che non può trovare appagamento nella realtà contemporanea. Ha creato questa specie di blasfemità, se vuole, no? Blasfemità, ecco, che è proprio una preghiera, appunto, insomma. Che diventa una preghiera. Quanto questo male di vivere, ecco, questa frase sloganistica e un po' banale, può avere inciso nel pudore del suo verso poetico? Alcuni accentuano, studiando, leggendo le sue poesie, questo aspetto. Lei parlava di malinconia, ma la melanconia negli ordini religiosi, anche nella regola di San Francesco, era vista come un pericolo, sì. Per altri invece sembra, anche interpretando l'incisione di Dürer, un'occasione di creatività. Io ho sentito questo, forse non so se è la parola giusta, ma non saprei, perché certi effetti io non so trovare altra parola, ecco, di malinconia, mi venivano proprio da questa consapevolezza fra il grande mondo, che è l'obiettivo della poesia. La poesia, in fondo, nella richiesta della poesia, nell'atteggiamento primario, no? Che è insito
nella creatività poetica, nella poiesis, c'è proprio, ecco, la cattura del mondo, insomma, l'espressione totale di questo mondo. C'è questo, ma c'è anche poi invece simultanea la consapevolezza che questo non è possibile. Nessun poeta ha scritto un poema talmente grande da riflettere, da illuminare tutto il mondo. E allora, ecco, è il poco che si può fare, no? Angustia, insomma, a cui siamo condannati, no? E che lo sente tutto, soprattutto il poeta, insomma, no? Allora, ecco, il potere simbolico della parola recupera, ecco, questa disparità, che è tragica in un certo senso, no? È esaltante e tragica nel poeta. Esaltante perché, insomma, ecco, intravede come desiderio dei grandi orizzonti, e poi tragica perché si deve restringere all'angustia del suo circuito, che è circoscritto a sé, insomma, non può esprimersi se non attraverso organi e facoltà sue. Quindi questo è un po'. Questo, ecco, io l'ho sentito fin quando mi spiego, voglio spiegarmi certe mie, appunto, tristezza, non so, no, tristezza, ma è la malinconia. Ripeto questa parola. Mi scusi, Luzzi, se le faccio una domanda più personale e più legata anche alla sua vocazione cristiana, al suo sentirsi cristiano, quanto questa componente di questa avvertenza del limite, al limite anche di una melanconia intesa positivamente, non psicoanaliticamente, può averla fatto soffrire in alcuni ambienti ecclesiastici? Beh, sì, questo è vero. Però poi, ecco, più tardi, ecco, direi, questo è stato forte. Ho usato il termine ecclesiastici, devo dire ecclesiali, ecclesiastici, ma forse ecclesiastici è più, cioè, voglio dire, aspirare a delle belle chiese nuove e vedere quel marasma di orribile chiese di marmo che venivano fatte, insomma, no, ecco, per intenderci, o preferire una poesia retorica ma immediatamente didattica piuttosto che puntini. Se questo l'ha fatto un po' soffrire. Sì, sì, questo sì, insomma, mi metteva in disaccordo, direi, ecco, con questo. Un disaccordo che si rifletteva anche nella disposizione dell'animo, insomma. Sì, questo sì. Però con alcuni papi come Paolo VI e quindi con la sua sensibilità culturale, lei forse ha avvertito che una certa rottura col mondo dell'arte e della cultura stava per ricucirsi? Sì, 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 questo Paolo VI, per esempio, nella sua riservatezza, però aveva attenzioni e percepiva, credo, questo, insomma, almeno ho avuto amici che lo conoscevano. Lei l'ha conosciuto personalmente? L'ho conosciuto, sì, appena, perché sono andato a un'udienza sua, sì, quando fu presentata la Bibbia del... Perché so che il Papa, Paolo VI, leggeva molto lei, però la conosceva bene, come conoscenza dei suoi scritti poetici. Ma io questo non lo so, però io sono andato lì con Migliorini, con Devoto, con Pampalone, per quando avemmo questo incarico di rivedere la traduzione della Bibbia, che era stata la Bibbia la traduzione della conferenza episcopale. Episcopale, quella mediata con altre confessioni, sì, quella interconfessionale, valdesi, sì, metodisti, non so. In quell'occasione sono andato lì e ho conosciuto, ma insomma erano poche parole che abbiamo scambiato.
E lì invece ho conosciuto più questo. Insomma. Questo Papa, sì? Sì. Giovanni Paolo sì, II. Sì, io ci ho parlato anche l'anno scorso, un anno fa circa, poi ero a Roma appunto, e era uscita questa versione di Giobbe, no? Sì, questa, sì. Che io avevo commentato. E lì parlammo, insomma, abbastanza, insomma, fu un'udienza personale. Ne porto un ricordo piacevole di quell'incontro. Sì, però soffriva molto, ebbe l'impressione di un uomo sofferente. Allora, l'anno scorso, oddio, anche oggi credo che non sia poi, ma allora era forse un periodo. Però quando si cominciò a parlare di Giove, ecco, allora lui si animò molto e mostrò la sua conoscenza, direi così, proprio capillare del testo, molto bene. E fu molto. Lei si sentiva imbarazzato, Luzzi? No, non molto, devo dire, perché l'avevo prima conosciuto a Firenze quando venne qui. Io feci il discorso d'accoglienza al Palazzo Vecchio, no? Nel nome della città. E allora era già insomma una conoscenza, anche se molto limitata, però c'era già. Quindi poi entrando, no, vedi, in fondo lo sentì un uomo, sai, sono più vecchio di lui ora io. Me lo disse lui, cioè io non è più. Più sì, sì. Io poi, allora, gliel'ha detto lui, sì, sì. È più vecchio di me. Quindi insomma questo tolse un po' l'imbarazzo, insomma. A un certo punto io dissi, ma siamo due vecchi, insomma, no, in questo mondo che invecchia. Insomma. Due vecchi molto giovani, eh? Questo mondo che invecchia, che non si rinnova abbastanza. So che lui si trasforma quando incontra gli artisti, i poeti. Sì, insomma, fu molto piacevole l'incontro, questo, sai, molto. Una cosa però che mi ha commosso, non ricordi che contesto l'abbia letto, è come lei parla di Don Flori quando celebra l'Eucaristia a Sì, Sant'Anna in Campè. ecco, era Mi ha soprattutto. impressionato questo perché lei dice: ho faticato a vivere certe eucaristie, certe messe, se non per fede, ma con Don Flori. Sì, ecco, è una cosa che merita forse di essere ripetuta qui, insomma, perché, ecco, io sto illustrando la figura di un prete di eccezione, se vogliamo, no? Cioè un uomo di grande dottrina e di grande però inquietudine intellettuale, fervore intellettuale, sensibilità, è vero, e anche di grandi facoltà espressive, che tanto che in alcune circostanze possiamo isolare delle pagine di poesia, insomma, nel suo diario perpetuo, diario di poesia. Ma ecco, non vorrei ci dimenticasse che rimaneva un prete, no? Rimaneva un prete, cioè un sacerdote. E anche se non aveva nulla del curato di campagna, vorrei dire, no? Non aveva nulla. Anche se voleva sentirsi un po' curato di campagna, Voleva poi. sentire, sì, ma non aveva nulla, perché era un uomo così, molto modesto, ma molto libero. Gli volevano bene tutti, anche i Tutti, curati di tutti. campagna Ah, andavano a cioè. confessarsi da lui. Questo lo ricordo agli amici che non lo prendano per un intellettuale, andavano da lui a Sì, confessarsi. è un maestro di tutta la sua generazione e di quelli più giovani di lui, certo. Ecco, ma quello che a me faceva specie, come si dice, era che lui in fondo ufficiava in chiesette piccolissime di campagna e qui c'erano tre o quattro persone al massimo, insomma, ecco. Ma lui faceva la sua, diceva la messa, faceva la sua, la sua, insomma, spiegava il Vangelo, no? La sua spiegazione, come se ci fosse un pubblico, insomma, non guardava. Grande rispetto quindi anche di quelle tre Anche di quelle persone. persone. E lui, ecco, faceva questa spiegazione, ma era
il modo di celebrare e di appunto di arrivare poi all'Eucaristia, all'episodio vero centrale, ecco, della messa, sì, che mi colpiva, perché ecco, era come se questo non fosse per nulla un rito, insomma, ecco, non fosse per nulla una rievocazione, non so se ora mi spiego bene, sì, dico delle parole ortodosse, no, ma la comprendiamo ortodosse, ma fosse veramente, ecco, in atto, fosse quindi una comunione in atto, no? Del corpo di Cristo, insomma, questa fosse, insomma, il sacrificio era, avveniva allora, insomma, ecco, lo incarnava lui e lo sentiva. Altre figure sacerdotali che lei ha conosciuto prima della ripresa televisiva, parlavamo di padre Balducci. Sì, padre Balducci anche, era un prete, anche lui, un prete. Scusi se uso questa parola, sì, sì. Che magari a lei può non essere gradita, non so, essendo anche lei un sacerdote, no, ma proprio il prete. Ecco, anche Balducci, che pure era noto più che altro come intellettuale, no? Come intellettuale di battaglia, direi quasi, no? Di grandi campagne, diremo così, liberatorie, e di grandi proposte, è vero? Per il futuro, per un incremento, è vero, della conoscenza e della penetrazione, è vero, del divino nell'umano, direi, no? A tutti i livelli, senza falsi riguardi. Questo era certamente un suo connotato importante, ed è quello che in fondo lo ha fatto spendere di più, insomma, no? Le sue facoltà, le sue virtù. Però era un prete, ecco, rimane un prete, ed era un prete molto, molto profondo, direi, ecco, nella sua vocazione. Il Luzzi che legge e medita le sacre scritture, la parola di Dio, quella che noi chiamiamo la parola di Dio, quanto influisce questo ascolto della parola di Dio su tutto il bagaglio della sua riflessione sulla parola, la cultura francese, dall'ermetismo italiano, tutta questa cultura, la sua strada particolare che l'ha reso uno dei poeti più importanti del nostro secolo, e quanto influisce la parola di Dio nel suo scrivere? O se influisce? Beh, io penso di sì, che influisca molto. Io, ecco, vorrei in un certo senso ridimensionare ora l'esemplarità che qualcuno tende a darmi nel senso spirituale, eccetera. Io non so, non mi sento certamente così, all'altezza di assumere di queste responsabilità, insomma. Io ho avuto molti dubbi e ce l'ho ancora, no? Insomma, questo però non... Dubbi che le fanno bene. Penso che non ci sia neppure fede senza dubbi. Insomma, sì, dico, penso che ancora la fede sia fede perché riesce a vincere, a scavalcare una siepe, no? Ogni tanto. Non c'è ancora stato tolto il velo, ci piacerebbe San Paolo. Sì, ecco. Questo, ecco, però, ecco, non è, come sacerdote che indica, diciamo, e che è responsabile anche, no? Di un retaggio, di un retaggio
Io mi farei ridere, insomma, ecco, no? Tengo a dirlo questo. Come però, ecco, anche ho sentito anche l'anelito di coloro che vorrebbero farla arrivare anche dove si presume non sia arrivata, in certe zone della conoscenza, in certe zone dell'umano, in cui si crede che Dio non ci sia, forse c'è, ecco. Allora lì mi viene in mente anche appunto la personalità di Balducci, che era fatta per questo, insomma, no? Ecco, quindi sì, la parola di Dio conta molto, anche se uno non è capace di osservarla, anche se uno non è capace di mantenersi a quella altezza alla quale ci si è rivelata, alla quale ci si è rivelata, e abbiamo appunto dei riferimenti straordinari. Ecco, io per il Vangelo sacrificherei tutto il resto, insomma. E siamo in conclusione della nostra intervista, Luzzi, e passiamo da una parola solenne e ispirata ad una, se vuole, un po' crepuscolare e fanciullesca o adolescenziale, una poesia sull'angelo custode che ho trovato in un suo libro e che mi è piaciuta, perché non è la preghiera all'angelo custode che c'è nei nostri libri di devozione. Eccola qua. Se lei potesse lasciarci con questa, leggo quello che scriveva allora. Io dico spesso una preghiera che ho imparato da bambino, che mi insegnò la zia Eletta alla vigilia della prima comunione. Ero stato istruito ed addottrinato, ma alla vigilia la zia mi chiese se sapevo la preghiera dell'angelo custode. Io non la sapevo e me la insegnò. E poi dopo aggiunge: non l'ho mai dimenticata. Sì, sì. Sì. Credo che sia lì dove ho fatto degli orribili segni, perché io rovino un po' i libri. Questa? Sì, sì, sì. Se ce la vuoi leggere. Sì, 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 sì. Me la ricordo a memoria, insomma, sì. Lo stavo guardando l'ultimo, come che mi era. Ecco, sì, così io la ricordo, è un riaffioramento tardivo, perché sono stato per molti anni, molti decenni senza dirla, ma poi a un certo punto è riaffiorata e mi ha fatto molto piacere ritrovare questa pagliuzza d'oro, insomma, dell'infanzia nascosta in mezzo a tanti cose, a tanti ferri vecchi, insomma. Allora, angelo mio custode, del ciel fammi la via, reggi l'anima mia con i tuoi consigli, guardami dai perigli, dal mondo e dagli errori, e a te, mio santo amico, devoto e riverente, a te do l'anima mia per la gloria del cielo, e così sia. Splendido, non ha letto come Ungaretti leggeva le sue poesie, ma l'ha letto forse come il bambino Mario Luzzi la diceva prima di andare a letto la sera. Sì. La ringrazio di cuore, Luzzi, di cuore. Grazie, grazie. È stato piacere incontrarla. È stato piacere mio, si immagini.